Beh, sì, l'interesse c'è, anche se non doveva essere manifestato così velocemente. Siamo ancora proprio nelle prime fasi, abbiamo solo fatto un incontro conoscitivo, ci siamo dati anzi, il signor Campitelli ha prospettato delle ipotesi che ho condiviso. Adesso le verifichiamo, se saranno verificate, l'operazione si chiude. Ci sono delle carte da vedere prima di poter andare Certo. avanti, ovviamente. Ci sono da vedere i dati societari, i bilanci, i debiti, gli investimenti da fare, quindi quando avrò approfondito bene questi dati faremo il closing e andremo dal notaio per il passaggio delle azioni, anzi quote perché è una SRL. Ci racconta un po' quelli che sono stati gli ultimi giorni, da quando ha manifestato di nuovo interesse, perché si era parlato di un avvicinamento anche nei mesi scorsi. No, questo è falso. Nessun avvicinamento, avvicendamento dei mesi scorsi, perché sinceramente questa è un'ipotesi che ho maturato proprio recentemente sulla spinta di alcuni amici che mi hanno prospettato delle soluzioni. Nei mesi scorsi c'erano state delle richieste, ma per me erano insomma delle richieste di appoggiare la squadra, ma io generalmente non ne vedevo un ritorno immediato per la mia azienda. La mia è un'azienda che non lavora sul territorio, quindi anche fare una sponsorizzazione sarebbe limitata. Sì, un supporto così, ma era di bassissimo profilo, quindi dal punto di vista industriale si deve fare un'operazione ben più complessa. Ci siamo incontrati, come dicevo prima, abbiamo posto delle basi e niente, se queste saranno confermate, io sono pronto a portare avanti, diciamo, il Teramocalcio, sicuramente con dei risultati importanti, perché insomma non prendo una squadra per rimanere dove sta. Dopotutto ogni azienda deve crescere, altrimenti non è questo lo scopo che io mi prefiggo quando intraprendo un'iniziativa nuova. Speriamo E bene. chiariamo che anche lei è da solo, non ci sono altri imprenditori con Ma lei. io sì, no, assolutamente in questa fase sono da solo perché non conoscendo anche bene la realtà mi voglio muovere autonomamente. Poi dopo nel tempo si vedrà se la squadra cresce, ha bisogno di altri supporti, se ci sono degli investimenti da fare importanti per farla andare oltre i risultati raggiunti, perché no, assolutamente non sono una persona, come dire, che vuole fare tutto da solo. Io condivido, generalmente mi piace fare le cose da solo, poi dopo si vedrà. In questa fase comunque ho intenzione di rilevare l'intero capitale sociale proprio per potermi muovere liberamente, quindi, anche perché sarà sicuramente una cosa importante nei primi tempi conoscere bene gli ambienti e capire come muoversi, poi vedremo. L'appuntamento è per i primi giorni della prossima settimana? Diciamo che per i primi giorni della prossima settimana si incontreranno, diciamo, i miei legali, i consulenti, con i consulenti e legali del signor Campitelli, e inizieremo a vedere i numeri. Non sarà una cosa molto lunga, sicuramente, non credo. Io spero che per fine settimana prossima di poter sciogliere la riserva dentro o fuori.